Siete velocissimi ormai dopo la prima giovedì scorso e questi incontri di oggi. Vedo che siete veramente veloci nel fare il passaggio tra una stanza e l'altra. Eccoti qua, Maurizio. Ti sentiamo, puoi cominciare pure a presentare. Ti avviso se vediamo. Perfetto, vediamo. Sì. Allora ti lascio la parola intanto. Grazie Maurizio e buon proseguimento. Direi ancora 4-5 minuti e poi dopo faremo intervenire Massimo. Va bene? Perfetto, perfetto. A tra poco. Grazie mille. A tra poco. Perfetto. Allora, riprendendo il discorso, si capisce come una medicina predittiva di questo tipo, come per esempio facciamo noi, lascia spazio a una sinergia paurosa all'interno praticamente della totalità delle aziende. È chiaro che un altro elemento, per esempio, riguardano le farmaceutiche. Anche qui in Italia, dove di chimica siamo abbastanza bravi, c'è un grandissimo spazio, se dovessero esserci biologi, chimici in ascolto adesso. È un momento, questo diciamo è un momento magico, dove praticamente si cammina in una valla, si è aperta una vallata nella valle segreta che neanche ci immaginavamo. E questo riguarda tutte le tipologie di attività, anche attività diciamo più da un punto di vista economico, tipo le assicurazioni. Le assicurazioni, grazie a sistemi di questo genere, possono efficientarsi tantissimo, possono addirittura diventare delle consigliere da un punto di vista medico, sia sul posto di lavoro. Guarda che stai facendo questa cosa in un modo che non è corretto. Che per i lavoratori, e questo diventa tutto quanto un risparmio globale, perché noi non vogliamo stare male. Quindi le strumentazioni con cui si parte sono delle strumentazioni come queste che vedete in foto, sono delle celle di carico praticamente, sono stracolme di sensori. E riusciamo a dare il maggior numero e a correlare il maggior numero di informazioni possibili. Sapete per esempio che solo da poco tempo dei ricercatori hanno cominciato a incrociare, semplicemente ad incrociare i dati delle malattie cardiache e delle malattie dentali, per esempio, su cui si pensava che ci fosse una correlazione, e invece mettendo i dati insieme stanno venendo fuori cose molto 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 interessanti. Quindi sicuramente una medicina predittiva di questo tipo, su degli interventi orali mirati ai denti prima che si scatenino dei problemi, ci evita di avere un infarto, ci evita di avere altre cose. Ma questo è solo un piccolo esempio, figuriamoci la complessità del nostro corpo e tutte quante le diverse dinamiche che vanno messe insieme, anche semplicemente dal funzionamento cellulare al metabolismo. E qua, Industria 4.0, abbiamo un ramo di espansione pazzesca. Le attuali strumentazioni consentono alle piccolissime aziende di poter fare grandi cose, ma sempre nello spirito di una collaborazione globale.
E questa, diciamo, è una scala che sale e che non va giù e che non si torna indietro, perché ci sono tante persone, tante aziende che la sorreggono questa scala. E quello che noi abbiamo lanciato molto molto recentemente sono degli strumenti per creare tramite AI delle proteine e del micro RNA sempre all'interno dell'azienda Medica Swiss per prevenire e partendo da dove? Partendo dal genoma umano. E qui abbiamo un campo veramente da paura, sia di espansione che, come voi potete immaginare, di big data. Il campo va da aziende che vogliono migliorare parti di software di analisi. Tanti ospedali stanno ancora analizzando con delle apparecchiature che per esempio non hanno una gestione d'errore. Se tu non hai una gestione d'errore, io non so il dato che mi arriva, se ha un errore dell'1%, del 10%, del 30%, e quando lo vado a mettere insieme ad altri dati, è chiaro che viene tutto quanto in confusione. Figuriamoci a livello di DNA, dove andiamo a cercare parametri che sono di ultra precisione per la nostra medicina, di fermare delle cose che stanno avvenendo nel nostro corpo, o magari di agevolarne altre, come possono essere le immunizzazioni. Su questa slide, per esempio, in fondo a sinistra vedete un esempio, quei cerchi e quei triangoli, non è altro che una delle cose che dicevamo prima, una delle white box o black box, chiamate neural networks, alla quale gli diamo dati genomici e gli chiediamo che cosa andrà a sviluppare questa persona. Quindi, una volta che conosciamo che cosa andrà a sviluppare questa persona, riusciamo a cominciare a fare una terapia. Qui, per esempio, su questa slide, è stato dato un eccesso di pH come terapia, intervenendo su geni differenti, semplicemente ingerendo delle sostanze, e i numeri che vedete sono i numeri dei geni che vengono attivati. Questi, ogni singolo numero che vedete, sono geni che devono lavorare contemporaneamente. Quindi, se io vado a sviluppare una medicina che tenga conto solamente, per esempio, nella prima riga, quello che riguarda la crescita e la morte delle cellule, dove una certa quantità me ne stimola 81, un'altra quantità me ne stimola 74, vuol dire che io devo correlare tutti gli esami possibili immaginabili di questa sostanza che vado ad elaborare. Tutto questo viene fatto di nuovo con dei neural networks. Il nostro neural network, per esempio, l'abbiamo chiamato Mutant, e si auto rigenera e lavora a livello di risposte del trascrittoma. Il trascrittoma sono le informazioni che vengono passate tra una replica e l'altra del materiale cellulare. E di nuovo torniamo alla normalizzazione. Diciamo, ho voluto introdurre questo discorso, forse un po' complesso, però per far capire dove c'è uno spazio di lavoro pazzesco per industrie non solo afferenti alla medicina, ma la normalizzazione dei dati vuol dire che io riesco a prendere dei dati di qualunque cosa, di temperatura, di traffico, di temperatura elevata alle persone o altre cose, da Padova, riesco a metterle insieme con quelli di Roma, Milano, anche con termometri diversi, altrimenti il dato adesso mi genera delle problematiche che non,
che non vengono più, più gestite. Quindi diciamo la bontà del dato è la cosa più importante su cui costruire le cose, e qui l'IoT ci apre un mondo che dobbiamo semplicemente saper gestire. Eccoci Michele. Grazie, grazie mille. Scusami se ti sto stoppando, magari faremo in modo... No, dai, abbiamo detto tutti i concetti che volevo esprimere, quindi siamo... Va bene, ma facciamo anche che se siete interessati a poter approfondire questo tema, che è di sicuro interesse, perché parla del i big data, parliamo sempre dei big data, ma in realtà i big data sono small data, piccoli dati rilevati nel territorio, nella geolocalizzazione, nel modo più vasto possibile, in modo da riuscire a permetterci come persone di comprendere dei fenomeni molto più grandi di noi. E queste cose qui le possiamo approfondire. Vi chiedo di manifestare il vostro interesse attraverso i link che vi vado a postare subito per approfondire queste cose nelle attività didattiche che stiamo proponendo all'interno del progetto Data. E quindi ti ringrazio, e così voglio introdurre poi la persona Massimo che abbiamo invitato per raccontarci quello che puoi pure prendere la condivisione, grazie mille. Abbiamo invitato Massimo Chipinti, che è la persona che si occupa di analisi dei dati all'interno del gruppo EPTA. EPTA è la Costan sostanzialmente, no? Quindi un grande gruppo che abbiamo all'interno della nostra provincia, la nostra realtà imprenditoriale veneta, è una delle prime, delle più grandi, il più grande gruppo anche in termini di occupabilità, con le persone maggiormente impiegate. È il secondo gruppo all'interno della provincia, credo che sia il terzo gruppo in Veneto, dopo Luxottica e Calzedonia sostanzialmente. Ecco, quindi Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Michele. Ci parli da Milano, credo, o non lo so. Sì, oggi da Milano. E la sfida che abbiamo lanciato a Massimo è questa, dire... adesso, per cortesia, da parte di una grande impresa, dici quali dati vuoi da parte della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione dice: io ce li ho anche i dati, ma non mi vengono mai chiesti. Ecco, allora oggi qualcuno ve li chiederà. Prego Massimo. Sì, intanto ringrazio i partecipanti e i relatori per gli spunti interessanti che hanno dato, no? Quindi vuol dire che comunque abbiamo in Italia una contezza importante di quello che vuol dire analizzare i dati, no? C'è una cosa molto importante da dire, da definire, prima di poter entrare nel tema dell'Industria 4.0 e di come magari gli open data possono aiutarci. È importante dire, no, così come aveva detto inizialmente Maurizio, che gli open data poi cercano di generare un circolo virtuoso, che quindi oltre alla trasparenza, diciamo, il cerchio si chiude con la collaborazione. E questo probabilmente oggi è quello che manca realmente per poi avere o utilizzare i dati a 360 gradi nell'ambito dell'industria, perché proprio manca una collaborazione per cui a me che servono i dati non ho una partecipazione attiva all'interno della pubblica amministrazione, per cui le persone o i comuni, che oggi purtroppo sono soltanto il 37%, per lo più quelli che hanno abitanti con più di 50.000 persone, insomma, da 50.000 in su, ok? Sono quelli che mettono a disposizione alcuni dataset che però per lo più parlano di dati amministrativi, ok? Quindi bilanci comunali, cose di... che fondamentalmente è difficile poi agganciare al mondo dell'Industria 4.0. Ecco, detto questo, sicuramente c'è un altro tema importante da smarcare, che è, come probabilmente aveva accennato Atos, che le industrie non sono magari così propense a divulgare il dato, che c'è
quali dati io posso divulgare della mia industria, quindi si innesca un discorso di concorrenza, di affidabilità di quello che poi io posso mettere a disposizione. Però sicuramente in quello che vuole diventare un contesto di green economy e che vuole diventare un modello di supply chain differente da quello a cui oggi siamo abituati a vedere, e quindi quello che anche l'Europa ci sta chiedendo, il Green Deal, no? Sicuramente l'open data all'interno dell'industria 4.0 può diventare un vantaggio e deve diventare un vantaggio sicuramente in quello che è la divulgazione di dati probabilmente legati all'ambiente, no? Ecco, noi in EPTA abbiamo sviluppato un modello di dashboard, di studio dei big data, che partendo appunto dalle temperature che purtroppo oggi vengono fornite soltanto a livello nazionale, quindi non c'è un dettaglio di singolo comune, studiamo qual è l'emissione di CO2 che arriva dalle nostre, dei nostri motori, ok? E questa secondo me è una delle tante applicazioni che si possono trovare all'interno dell'industria. Quello che però sicuramente è fattibile e deve diventare poi, secondo me, no, percorribile, è in che modo le macchine che sono all'interno delle fabbriche possono interagire con il territorio. E qui probabilmente l'Industria 4.0, che appunto è un termine che forse si fa più tanta propaganda, no? Quindi vogliamo dare per dare più un concetto, è semplicemente, se così si può dire, l'interconnessione delle macchine, quindi dei mezzi utilizzati per produrre con i sistemi informativi, ok? Quindi far parlare insieme tutte queste le macchine all'interno di una fabbrica, di un plant, così in maniera generale, è quello che oggi viene definito poi Industria 4.0, cioè l'interazione che i nostri sistemi hanno con le macchine. Questa interazione sicuramente può migliorare e può sicuramente dare poi un valore aggiunto. In che modo? Probabilmente attraverso quello che poi è stato detto anche da Maurizio, con lo studio delle informazioni provenienti dall'IoT, ok? E quindi informazioni provenienti magari da sonde di temperatura, sonde di misurazione della CO2, che inviano dati alle macchine. Questo cosa significa? Si crea appunto quel ciclo, quel contesto virtuoso che, oltre a generare comunque un'economia, genera sicuramente una maggiore produttività, anche intesa come efficienza di quanto io sto consumando all'interno della mia industria, perché so magari che ad una certa ora, di un certo giorno, per un certo periodo, per una certa temperatura, probabilmente è meglio che consumi meno per rispetto dell'ambiente, ok? Quindi questo è quello che secondo me oggi non viene visto così con tanta attenzione, ma che probabilmente darà proprio il valore aggiunto a quello che vuole essere il futuro proprio di tutto il contesto industriale. E quindi è quello su cui l'Europa ha lanciato una grandissima sfida, e noi secondo me dobbiamo essere pronti ad accogliere questa sfida, sia come fabbrica, sia come nazione, ma anche come gruppi di lavoro, ok? Oggi in questo meeting ho visto tante persone sicuramente che hanno esperienza, hanno applicato i dati in tantissimi contesti. Interessantissimo quello di Elia, no? Che cerca sicuramente di combattere la criminalità con l'utilizzo dei dati. Questo ovviamente è una delle tante applicazioni che i dati, big data e gli open data possono trovare. Ecco, è importante ricordare che è qui che la pubblica amministrazione deve aiutarci. Probabilmente oggi non si ha le giuste linee guida all'interno della pubblica amministrazione, quindi le giuste persone con le skill che riescano a produrre appunto quello che è un dataset in grado di aiutare sia le industrie ma anche le varie company, ok? Da qualche anno, per farvi capire comunque in che modo ancora l'open data non è proprio così utilizzato,
Lo stesso motore di ricerca Google ha creato un motore di ricerca parallelo che si occupa proprio dell'intercettare dataset di tipo open, ok? E dataset search. Da lì è possibile verificare effettivamente quanto in Italia ci siano pochi open dataset, ok? E quindi questo vuole essere sicuramente sia una sfida, ma un invito anche alla pubblica amministrazione a collaborare con quelle che sono le industrie, ma anche con le varie aziende, per avere quella sinergia che oggi manca e quella sinergia che probabilmente ci dà un valore aggiunto sia in termini economici, ma anche in termini di conoscenza, di trasparenza verso il territorio. Ok, si è parlato anche di blockchain. Ecco, credo che sia stato Atos a citarne poi la parola. Ecco, sicuramente è una cosa molto importante, no? Perché appunto quando si parla di open, probabilmente il termine può un attimo spaventare, no? Perché open potrebbe anche essere che le informazioni che io metto a disposizione in qualche modo poi vengono diciamo manomesse. Questo secondo me è un altro punto che sulla quale va prestata attenzione, per cui sicuramente il termine open data associato a quello di blockchain costruisce poi realmente quello che potrebbe diventare, come dire, un dato trasparente ma anche sicuro. Ecco, io devo sapere che i dati che sto prendendo a disposizione devono essere dei dati certificati, ok? Cioè devono essere dei dati che non un malfattore, qui poi Elia ci aiuterà con il suo algoritmo, non li abbia manomessi, ok? Perché probabilmente, purtroppo, queste cose accadono e questo è quello che poi può dare, diciamo, distrugge il vantaggio di quello che diventa un'economia circolare appunto basata sui dati. Ecco, esempi probabilmente sull'open data utilizzato nell'industria 4.0 non è proprio semplice trovarne, ok? Perché magari ecco, noi come azienda riusciamo a produrre delle informazioni studiando qual è l'emissione della CO2, però poi fondamentalmente mancando proprio la collaborazione, quel dato non viene reimmesso da nessuna parte, ok? E allora è lì che serve veramente creare economia, nel senso io ho a disposizione dei dati messi da un comune, ok? Li utilizzo e gliele ridò con delle informazioni aggiunte perché poi quello il senso stesso dell'open data, ok? Cioè, ottengo qualcosa per utilizzarla e ridarla in una maniera più arricchita, ok? Questo sicuramente oggi manca ed è quello su cui noi stessi comunque proviamo a lavorare. E questo può avvenire soltanto con una collaborazione a 360 gradi, altrimenti queste informazioni rimangono libere e probabilmente inutilizzate. Sicuramente sono importanti avere informazioni di bilancio, informazioni sui consumi di energia elettrica, però ecco. Il vero valore aggiunto è quando si crea la collaborazione tra la pubblica amministrazione e l'industria è quello che poi realmente può dare vita a dei dataset di tipo open, utili non solo a chi poi li ha creati, ma anche ad altre persone, perché da lì nasce poi l'algoritmo intelligente, il machine learning, l'intelligenza artificiale applicata al big data. Sicuramente nell'ambito della medicina che ci parlava Maurizio, no? Avere contezza di quello che è magari l'inquinamento atmosferico e perché probabilmente ancora non si ha certezza, il Covid si è così diffuso in Lombardia e che forse e questo è stato innescato anche dall'aria, no? Oggi, cioè, non possiamo proprio esserne certi al 100% perché probabilmente manca uno studio di questo tipo, no? Se avessimo avuto dei dati di tipo open, probabilmente sarebbe stato più facile applicare degli algoritmi intelligenti che ci dicevano sul totale della popolazione ammalata, tot si sono ammalati là perché l'indice di CO2, di PM2 era altissimo.
Poi c'è un'evidenza che probabilmente può essere associata, però non si può dimostrare. Questo è un po' quello che mi sento di raccontarvi. Io sono ovviamente disponibile a qualsiasi domanda e intervento o approfondimento se può interessarvi. Intanto vi ringrazio e spero che sia stato utile l'intervento, ecco. Grazie Massimo. Diciamo che la prospettiva della grande impresa permette di aprire a diverse considerazioni e del tuo intervento mi ha colpito e mi ha fatto venire in mente una cosa sostanziale, che l'innovazione viene fuori sempre quando c'è relazione. Relazione trasparente, una relazione etica, eticamente ben costruita, di stima, una relazione di stima che mette insieme le persone e fa dialogare insieme anche tecnologie diverse come l'open data e l'industria 4.0, sono dei concetti che potenzialmente sono molto larghi e trovano invece commistione in un altro paio di concetti che andiamo a trattare con Dino. Il concetto per il quale tratterà Dino è quello del internet delle cose, industria delle cose, mentre invece volevo accennarvi al fatto che quindi tutta questa quantità di small data crea valore ad una cittadinanza, crea valore alle imprese, crea valore al tessuto socio-economico nei luoghi nei quali viviamo. Quindi sostanzialmente mappare questi luoghi ci permetterebbe di fare delle scelte intelligenti. Per questo, come il Centro Consorzi e molti di voi, stiamo lavorando, e soprattutto anche le Camere di Commercio, nel orientarci a diventare delle smart city, smart lab. Quindi orientarci ad un'integrazione sempre più intelligente di tecnologie e di persone, no? Quindi anche questo aspetto dell'interaction design. Interaction design e valutazione dei processi anche aziendali, industriali, che si può fare solo attraverso la rilevazione sul campo degli small data che abbiamo detto. Dopo serve un'analisi intelligente dei big data e delle dashboard, che sono i pannelli con le infografiche, i grafici interattivi che partono e ci spiegano un po' meglio che cosa sta succedendo. Dino ci racconta oggi un caso pratico, concreto e fresco, molto, molto, molto giovane, di che cosa vuol dire fare questa cosa, e lo vogliamo vedere. Grazie Dino, sì. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Michele e il Centro Consorzi di avermi invitato a questo evento. Oggi vi presenterò uno spaccato di quello che è la tecnologia IoT applicata all'industria. Io sono uno dei fondatori di Paradigma, che è un centro di innovazione a Padova, dove ospitiamo e supportiamo startup e progetti che hanno come focus appunto le nuove tecnologie che stanno cambiando un po' tutti i paradigmi. Vado a presentare quindi oggi uno di questi progetti proprio sull'Industry 4.0 e sull'IoT in particolare, che è un progetto appunto nato nel nostro centro e che è un caso molto concreto e anche molto, come dire, conforme a quello che è lo stato dell'arte della tecnologia. E quindi ci offre la possibilità di vedere effettivamente cosa vuol dire IoT, cosa vuol dire cloud, cosa vuol dire analisi dati. Allora condivido lo schermo. Ok, si vede correttamente? Adesso sì, grazie. Ok. Allora, dal dato al valore. Prima abbiamo introdotto questo evento con il concetto che il dato è il nuovo petrolio. Beh, su questo si può ovviamente opinare, perché ovviamente i dati
Sicuramente sono importanti, danno un valore aggiunto, però bisogna capire come utilizzarli, perché il petrolio sappiamo che se lo mettiamo dentro il serbatoio dell'auto, l'auto si muove e va avanti. Il dato bisogna capire come utilizzarlo. Ad esempio, all'interno, sempre per restare nell'ambito di questo esempio, all'interno di un dispositivo di bordo dell'auto, un dato geolocalizzato ci aiuta a sapere, ad esempio, se qual è il parcheggio più vicino, oppure qual è il distributore più vicino, oppure magari anche cose un po' più complesse, per esempio quali sono i servizi a supporto, per esempio di un punto di attrazione turistica, quali sono per esempio anche i meccanici più vicini, oppure addirittura l'auto può essere connessa in rete per offrire dei dati al meccanico affinché ti chiami per dirti: guarda che la tua auto sta avendo un problema, è meglio che me la porti a controllare. Ecco, questi sono classici esempi di un dispositivo, un oggetto, in questo caso l'auto, che trasmette dati in rete, che è connessa in rete e che permette di offrire servizi a valore aggiunto grazie a questi dati. Nel campo dell'industria, per riallacciarmi un po' a quello che ha detto Michele, il fatto di condividere dati tra per esempio la pubblica amministrazione che gestisce appunto il territorio e le imprese, magari attraverso appunto come ha prospettato Michele l'utilizzo appunto dei servizi delle associazioni di categoria, potrebbe portare appunto anche qui a creare dei servizi a valore aggiunto, sia per la pubblica amministrazione che per esempio potrebbe conoscere le aree del territorio dove ci sono determinati tipi di produzione e determinati necessità di servizi logistici, penso ai servizi di trasporto, agli interporti, e quindi in base ai dati provenienti dal territorio, dalle imprese, dalle aziende manifatturiere e ai dati di produzione, è possibile anche ad esempio progettare e programmare il potenziamento dei servizi logistici a supporto. Ovviamente per le imprese i dati di produzione, i dati delle macchine, quindi servono per la ricerca e sviluppo, per esempio per migliorare i prodotti. Quindi parliamo, comunque la cosa importante su cui è necessario prestare attenzione è l'aggregazione dei dati, perché i dati, le imprese hanno già le macchine collegate ai sistemi informativi. La novità di questo momento è che è possibile collegare le macchine attraverso le tecnologie IoT in rete e al cloud, in modo tale da poter aggregare dati e fare analisi su questi dati. Ad esempio, se io ho un modello di macchina e a questa macchina la integro con un sistema IoT e questa macchina mi manda i dati in rete, io di quel modello di macchina posso analizzare le caratteristiche, posso analizzare per esempio i difetti e compararle con tutte quelle delle altre macchine. Posso sapere che una macchina mandata in Brasile, per esempio, che lavora a una temperatura differente di una macchina mandata nel nord Europa, si comporta in maniera differente e per esempio ha delle prestazioni ridotte. Ecco, questa aggregazione, questa analisi di dati comparati, ovviamente questa è un'analisi abbastanza semplice, poi ci sono analisi più complesse che permettono di interlacciare i dati e di analizzare i pattern, diciamo, che sono i tracciati dei dati, e quindi analizzare se un tracciato è ad esempio non conforme a quello che è lo standard di quel tipo di macchina, di macchinario. Io posso attuare per esempio delle strategie di manutenzione predittiva grazie a questo, perché analizzo che quella macchina si sta comportando in maniera differente da quello che è lo standard previsto e per cui potrebbe rompersi. Okay. Come ho detto prima, siamo in una fase in cui appunto ci sono tantissimi nuovi paradigmi, tantissime nuove tecnologie che stanno modificando il nostro modo di vivere e di comportarci in determinate azioni. Vediamo per esempio il modo in cui fruiamo i contenuti dei libri, passando dalla libreria all'ebook,
in cui fruiamo la musica, ai negozi di e-commerce, al modo in cui ci muoviamo, quindi a sistemi di trasporto. Ecco, siamo veramente in una fase in cui tutto si sta trasformando appunto in quella che è la trasformazione digitale. Ecco, questa è la curva dell'innovazione con tutte queste nuove tecnologie e dove vediamo che le tecnologie e le piattaforme IoT sono nella fase di discesa, cioè vuol dire che più verso destra va la curva e più la tecnologia è matura e pronta per il mercato. Questo è un grafico del 2018, oggi la parte IoT è scesa ancora più a destra, per cui le aziende si stanno tutte muovendo nel campo, per esempio, dell'industria, si stanno tutte muovendo per adottare soluzioni che permettono loro di connettere le macchine in rete. Connettere le macchine in rete e aggregare i dati. E connettere le macchine in rete permette ai vari settori dell'azienda, quindi sia la ricerca e sviluppo per migliorare il prodotto, quindi per individuare anomalie della macchina, sia alla parte di post vendita, quindi di manutenzione dei prodotti, di avere informazioni se una macchina si sta comportando in maniera corretta oppure ha qualche problema, sia alla parte di logistica del magazzino, perché può avere accesso ai dati di produzione e programmare l'approvvigionamento delle merci, sia alla parte di analisi, per esempio, del marketing e delle vendite, che permette di puntare su determinati prodotti o vestire i prodotti di nuove caratteristiche. Ecco, questa cosa, tutti questi dati permettono a tutte queste aree aziendali e queste funzioni aziendali, quindi di avere appunto informazioni utili a fare il loro lavoro meglio. Il mondo della manifatturiera, dell'industria 4.0 è un mondo appunto in cui i dati si stanno affermando in maniera sempre più importante e il mercato appunto dell'analytics sta crescendo in maniera importante. Cosa sta succedendo? Che la parte IT, cioè ovvero i sistemi informativi aziendali, quindi l'ERP aziendale, quindi tutto quello che muove la logistica di magazzino, tutto il gestionale, la parte gestionale, la parte di risorse umane, ecco, tutte le cose che conosciamo, si sta avvicinando al mondo OT, Operational Technology. Uno è l'Information Technology, l'altro è l'Operation. Quindi si stanno integrando i due mondi, mentre prima erano dal 1970, appunto, che abbiamo visto i primi mainframe, ad oggi si è strutturata una struttura piramidale. Grazie alla tecnologia IoT e al cloud, diciamo, verrà favorita l'integrazione tra questi due mondi. Quindi tutti i sistemi aziendali saranno interlacciati. Quindi quello che è l'idea migliore di possibile di impresa si sta attuando, cioè il fatto che il marketing e la ricerca e sviluppo possono accedere ai medesimi dati, ovviamente con finalità diverse, però hanno diciamo un modo per comunicare assieme e per integrarsi e per integrare le proprie strategie. Allora, come funziona un sistema IoT aziendale, cioè di un'impresa, di un'industria, in una linea di produzione? Ecco, questo è il termine più corretto. Un dispositivo IoT prevede che c'è un dispositivo, un sistema IoT prevede un dispositivo sul campo, quindi in questo caso vedete l'IoT Gateway che riceve dati dal campo. In questo caso quel dispositivo si collega con i PLC delle linee di produzione. I PLC sono semplicemente i processori, le CPU, diciamo le unità di controllo delle linee di produzione, ok, dove ci sono tutti i dati delle macchine, tutti i valori delle macchine, da quanto consumano le macchine a quanto producono e tutti i parametri, diciamo, di una macchina sono disponibili sul PLC. Ecco, il dispositivo IoT che è connesso in rete, ovviamente con tutti i crismi di sicurezza necessari, perché potete immaginare che e la sicurezza in questo contesto è un elemento molto molto importante, perché
stiamo parlando delle linee di produzione di un'azienda che se si fermano perché magari c'è un attacco hacker o qualcosa del genere, crea un danno molto maggiore che non si fermi il sito web, diciamo, ecco. Quindi stiamo dicendo che un dispositivo IoT connesso in rete si connette ai macchinari aziendali tramite questi PLC, i processori logico programmabili che governano l'automazione, quindi che governano tutte le macchine, e trasmettono i dati nel cloud. Poi sul cloud ovviamente è possibile accedere, e tramite delle soluzioni appunto di analisi dati è possibile creare delle dashboard, ovvero delle interfacce che permettono di visualizzare il comportamento di quel dato di una specifica macchina, oppure di dati aggregati tra più macchine confrontate assieme. Quindi vedete che qui c'è la linea di produzione, c'è il gateway che è il dispositivo IoT, viene trasmesso il tutto sulla piattaforma cloud, e sulla piattaforma cloud vado a fare l'analisi dati. Sulla piattaforma cloud ho diversi servizi disponibili, ho la parte di dashboard, di visualizzazione dei dati, ho la parte di analitiche, quindi di, se voglio vedere la media mobile, ad esempio, di un determinato parametro, di una determinata metrica, ho il sistema di alerting, quindi se quella determinata metrica supera una certa soglia, io ricevo in automatico sul mio smartphone un avviso che c'è un problema su quella macchina. Quindi questo sistema serve anche, per esempio, per coinvolgere i manutentori delle linee di produzione. In questo caso qui ho anche un servizio di VPN, vuol dire che posso dalla piattaforma cloud collegarmi a ciascuna delle macchine connesse e intervenire per modificare dei parametri. E ho anche una connessione, in questo caso c'è una scheda SIM che permette, se la macchina non è possibile connetterla in rete perché ci sono appunto dei problemi di comunicazione, abbiamo in questo caso qui c'è la possibilità di avere anche una SIM che a livello worldwide trasmette i dati della macchina al sistema cloud. Questo è un esempio di una dashboard, diciamo, di un impianto di trigenerazione. Vedete che è possibile tramite la piattaforma, vedete sotto c'è la metrica che arriva, quindi c'è il grafico, ok, in cui è possibile monitorare l'andamento di quella metrica, e posso rappresentare il dato, in questo caso per esempio di un impianto di produzione di energia termica, diciamo di conversione dall'energia solare all'energia termica, credo sia questo, adesso non mi ricordo esattamente il caso, comunque è possibile monitorare appunto tutti i parametri dell'impianto. Quindi si possono creare delle grafiche personalizzate, posso introdurre i pannelli introducendo tutte le metriche che mi permettono di misurare i valori di questo impianto. Stiamo parlando quindi di una piattaforma che permette in questo caso di creare più pannelli differenti, ok? Quindi di ricevere le metriche dal campo e poi di rappresentarle nei pannelli, di costruire dei pannelli di monitoraggio oppure pannelli anche di allarme, per esempio, no? Quindi qui c'è una rappresentazione, appunto, qui vediamo, ma proviamo proprio a esaminare come avviene una rappresentazione di una metrica. Voi immaginate che c'è un bocchettone dei dati che riceve i dati da tutti i dispositivi IoT dislocati nel mondo, e io per ciascun dispositivo IoT posso accedere. Vedete che questo Corsi Demo 3 è un dispositivo, uno di quei dispositivi IoT che è sul campo, e accedo al PLC o ai PLC connessi a quel dispositivo e accedo alla metrica, in questo caso vedete temperatura dell'acqua H2O, ok, e la vado a rappresentare sul grafico in maniera molto semplice, punta e clicca, senza necessità in questo caso di sviluppare codice. Ecco, questa è un po' la rappresentazione di un sistema moderno di analisi dati e di rappresentazione dei dati.
sui quali, sì, qui sulla destra, posso applicare diverse funzioni, in questo caso una media mobile sul dato. Qui ho anche pannelli per vedere monitoraggio di portali di lavaggio, in questo caso qui posso monitorare tutte le parti, quindi vuol dire che io da un sistema centrale ho una contezza, diciamo, di come sta funzionando l'impianto e posso verificare diciamo, se ci sono delle anomalie e addirittura posso ovviamente avere un'indicazione se ho tutte le macchine, le mie macchine e i dispositivi IoT dislocati diciamo anche all'estero e nel mondo, io ho una gestione completa della flotta di macchinari e posso analizzare se stanno funzionando in maniera corretta, se ci sono delle anomalie, se sono fermi e se c'è una necessità di intervenire in maniera ovviamente geolocalizzata. Ad esempio posso vedere gli stati macchina questo qui è un sistema di riempimento. Questa piattaforma qui è distribuita da Siemens, che è leader diciamo di settore per il mondo dell'automazione in Italia, per cui sì, ho citato solamente il marchio semplicemente perché è comunque al 70% del mercato, per cui volevo semplicemente notificare il fatto che questo è un sistema che è adottato sia da piccole aziende ma anche da grandi diciamo realtà produttive. Questo è il calcolo dell'OEI. L'OEI sarebbe diciamo un parametro, una metrica che dà l'efficienza della macchina, okay? Quindi vengono misurate alcune metriche come la disponibilità, la performance e la qualità della macchina per dare appunto un'indicazione generale, quindi la performance nel senso di produttività, per dare diciamo un'indicazione sull'efficienza proprio della macchina. Qui ci sono altre metriche per gli azionamenti, per i motori. Ecco, questa è una cosa interessante, è possibile monitorare gli allarmi. Se c'è un allarme vuol dire che, come abbiamo detto prima, i sistemi di automazione governati dai PLC permettono di gestire gli allarmi delle linee di produzione e io in questo caso ho immediatamente la possibilità di vedere che c'è un'anomalia in una determinata linea di produzione e parte automaticamente un sistema di notifica. In questo caso qui ho la possibilità di rappresentare i dati in diverse modalità, non solo. Allora, il dato dell'IoT viene rappresentato sempre attraverso una time series, vuol dire che è ovviamente relativo al tempo, cioè io vado a campionare ogni X secondi una grandezza fisica e il mio database centrale riceve quella grandezza appunto ogni X secondi e l'archivia nel database e poi il sistema di visualizzazione va a visualizzare questo dato in real time, d'accordo? In questo caso qui posso avere delle rappresentazioni di dati anche non solo diciamo relativamente al tempo di acquisizione ma anche tra grandezze multivariate, quindi in questo caso tra la coppia di un azionamento di un motore, tra la coppia e la velocità. Di alert ti permette di ricevere sul tuo dispositivo mobile, in questo caso qui, l'alert e addirittura la porzione di grafico, diciamo, di quella metrica che presenta il problema. Così immediatamente si può avere si può vedere qual è il problema di quel sistema. Vedete che nell'immagine è piccolina, sotto c'è una soglia, se viene superata quella soglia parte l'alert. I canali. Sì. No, grazie Dino. Sì. Va bene, io ho terminato abbastanza. Sì, questo era solo per vedere effettivamente cosa significa esatto. Cosa significa diciamo
Industrial IoT, cosa significa analizzare delle metriche, cosa significa quali vantaggi è possibile avere da un sistema di questo tipo. Sì, sostanzialmente l'organizzazione, tutto questo mondo digitale, nel mondo business, quindi nel mondo corporate, nel mondo aziendale, nel mondo industria, è molto, molto avanzato. Quindi è possibile andare a misurare quasi qualsiasi cosa, tra parentesi, no? Di no. E quindi queste cose possono essere ottimizzate e sviluppate anche per la pubblica amministrazione, nelle operatività, perché alla fine si parla di poter misurare la supply chain, quindi la creazione, la catena che ci permette di creare valore dal momento in cui ho l'input all'interno dell'organizzazione fino a quando genero il valore. Questo per aumentare anche il tema della trasparenza. Come sta andando la mia pubblica amministrazione? Potrei anche mettere in concorrenza le pubbliche amministrazioni nel miglioramento continuo. Cosa ne pensi, Dino? No, sicuramente, allora, è chiaro che il concetto di open data per il mondo dei privati, dell'industria, è comunque un concetto difficile da digerire, ecco. Però, secondo me, le associazioni di categoria, penso a Confindustria, piuttosto che a quelle degli artigiani, piuttosto che potrebbero fare da tramite e far capire che se le aziende condividono i dati potrebbero esserci dei vantaggi per loro, per lo sviluppo dell'economia del territorio. È chiaro che questo avviene solamente appunto se si ha una visione e la possibilità di analizzare, diciamo, questi dati in funzione appunto dello sviluppo dei servizi a supporto dell'impresa. In questo caso stiamo parlando appunto di open data tra impresa e pubblica amministrazione. Ecco. Questo è chiaro che è tutto da costruire, però sicuramente è uno scenario è una visione che può realizzarsi, perché sì, l'interesse può esserci da ambo le parti. Allora rispondiamo un attimo ad alcune domande che sono arrivate via chat, no? Allora ci chiedono vedere le modalità per gestire gli open data. Allora noi stiamo facendo tutta una serie di attività formative che sono partite, sono in essere, potete accedere al catalogo attraverso i link che vi ho postato e che vi riposto molto volentieri, e nei percorsi formativi trattiamo nello specifico che cosa, quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare per gestire gli open data e divulgarli come pubbliche amministrazioni. Invece diciamo che la Regione Veneto, nell'ambito del progetto di Open Innovation, vi mando subito il link, nel progetto legato al tema dell'Innovation Lab, che sono questi grandi luoghi che andranno ad essere creati proprio per lo sviluppo degli open data, e bisogna dire che questi Innovation Lab esistono sia dal lato del mondo pubblico, ma sono anche attive alcune realtà private, no, Dino? Come Paradigma, che è un luogo di assoluto interesse da andare a visitare, dove pensare lo smart working, dove pensare di andare a creare copartecipazione e dove prendere anche in affitto alcune postazioni di lavoro. Vi posto il link dati.veneto.it, perché tutti i comuni, tutte le pubbliche amministrazioni che hanno sede in Veneto sono consigliate dalla stessa Regione Veneto ad utilizzare il loro portale dove poter far confluire in modo univoco tutti i dati che devono essere denominati, devono essere datati, devono essere meta costruiti, quindi bisogna spiegare che dati sto inserendo in modo preciso, in modo che poi dopo questi dati possano entrare in relazione uno con l'altro, questi database, questi dataset messi a disposizione. Questo è solo l'inizio di un percorso che, come Regione Veneto, come Centro Consorzi, come Paradigma e le realtà che stanno partecipando adesso stanno facendo. Volevo chiederti, Dino, di raccontarci brevemente la tua esperienza proprio sugli open data, perché stai seguendo tutto il progetto Odeon e perché la Camera di Commercio di Padova è molto attiva su questo settore. Sì, la Camera di Commercio di Padova, assieme appunto alla Regione Veneto, sta partecipando appunto a questo progetto Odeon, che mira
allo sviluppo degli open data del territorio. Appunto c'è, come ha detto Michele, un sito diciamo regionale per gli open data che magari puoi postare sulla chat. Sì. E lì ci sono molti dataset disponibili. In Paradigma seguiamo alcune startup che hanno dei progetti sugli open data, dove sugli open data pubblici, ok? Sia in Italia che in Europa ci sono appunto i siti di riferimento per gli open data che pubblicano, espongono, diciamo, i dataset in diversi formati. Questo, allora, come è stato citato anche in un altro intervento precedente, io ho fatto il mio intervento sulla parte di Industria 4.0 di, diciamo, cercare di provare di vedere come l'industria sta trattando i dati e come è possibile poi eventualmente trovare delle connessioni con la pubblica amministrazione per lo sviluppo di politiche per il territorio. Però è chiaro che già oggi ci sono dei siti, diciamo, che permettono di fruire, di scaricare degli open data per realizzare e creare dei servizi, ed è questo un po' l'obiettivo del progetto Odenon, quello di stimolare le imprese ad utilizzare i dati per creare dei servizi per il cittadino, ovviamente. Diciamo che il CAD, il codice dell'agenda digitale, dell'amministrazione digitale, scusate, il codice dell'amministrazione digitale già prevede appunto che tutti gli atti pubblici dovrebbero essere messi, essere trasparenti e essere messi pubblicati dalle pubbliche amministrazioni. È chiaro che questi dovrebbero essere conformi a quello che è il formato degli open data, dovrebbero essere strutturati in questo senso. Quindi siamo all'inizio, è ovvio che avere una base dati è importante, però è ancora più importante averla aggiornata, per cui se queste basi dati non sono aggiornate, allora diventano poco fruibili, poco utilizzabili, insomma. Quindi deve rientrare nelle best practice di una pubblica amministrazione dedicare del tempo e quindi delle risorse per aggiornare le basi dati che poi vanno a formare i servizi per il territorio. Ecco. Bisogna dire che rispetto al tema degli open data, rispetto a come fare e come costruire e come partire, siamo proprio all'inizio. Le competenze nel territorio per raggiungere questa famosa amministrazione trasparente, Open Gov, e faremo un evento proprio specifico su questo tema, ci sono nel territorio, sono all'interno dei Fab Lab sostanzialmente, e anche Paradigma ne ospita uno. Quindi all'interno di questi luoghi, che sono già luoghi di Open Innovation, ci sono le competenze per poter tirar fuori e per costruire e per mappare e per analizzare al meglio questi dati a disposizione e anche per caricare i dati. Certo che non possiamo chiedere alla Regione di darci dati su dati.veneto.it se non ci sono dati. Quindi dobbiamo collaborare insieme a dare dati e ricevere dati. Quelli che posso fare... I dati pubblicabili sono tutti quei dati che non sono coperti da privacy. Ad esempio, il mio nome e il mio cognome non è un dato di privacy, è un dato pubblico. Il mio IBAN non è un dato di privacy, è un dato pubblico. Se volete ve lo condivido così, magari, no? Ci sono dei dati che non sono privacy. Non dobbiamo mescolare le cose. Allora, quando io posso campionare dati su gruppi anche molto limitati di persone omogenee, come 5 persone, posso pubblicare tranquillamente. Quando mappo 5 persone, posso pubblicare tranquillamente i dati, togliendo i dati di privacy, che sono i nomi e cognomi a quel punto, legati a proprio il resto della casistica di dati. Ecco. Ti ringrazio, Dino, perché ci hai fatto vedere come in alcuni luoghi del nostro territorio
ci sono competenze sia per lo sviluppo di industria 4.0 IoT, ma anche portati agli open data. Infatti te sei molto attivo con le pubbliche amministrazioni su questi fronti, insomma. Ecco. Grazie mille. E grazie a voi. Vi auguro una buona giornata. Ricordatevi di iscrivervi ai prossimi eventi che stiamo per lanciare. Vi mando nuovamente il link per fare l'iscrizione all'evento che si terrà giovedì prossimo la mattina. Abbiamo deciso di tenere questa modalità la mattina, le prime due ore della giornata cominciamo e faremo open data per la promozione del territorio, quindi il lato turistico, il lato di sviluppo di incontro, e interverranno degli interlocutori molto interessanti che sono Maurizio Galluzzo dell'Università di Venezia e di Firenze, Piersoft interverrà, quindi consulente per Matera, Gianluca Lentini che è ricercatore del Politecnico di Milano nel mondo delle smart villages e smart cities e poi interverranno tra gli altri Michele Darold della Larin e Ilaria Vitellio che ha sviluppato un'app che si chiama Mappina, sempre di Napoli. Qualcuno di Napoli lo invitiamo sempre perché c'è molta creatività in quelle zone. E così, vi auguro una buona giornata, una buona mattinata e ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a tutti. Lavorando con l'altro progetto, quindi più o meno lo conosciamo bene. La cosa è sempre interessante vedere chi rimane collegato fino all'ultimo. L'ultimo, forse perché vi siete dimenticati di uscire. ciao a tutti.